Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, ho già provato a registrare questo video varie volte e alla quinta volta sono giunta alla conclusione di dividerlo in due parti, ossia vi faccio la prima parte tecnica dove parliamo di come funziona PayPal per quanto riguarda i reclami, le contestazioni e quindi il rimborso e vi farò un altro video per chi è curioso di sapere nei particolari cosa mi è successo. Quindi inizio con, secondo me, quello che è la parte principale, ossia come funziona la protezione degli acquisti su PayPal e cosa succede qualora vi arrivi un prodotto che non è conforme o alla descrizione o comunque il prodotto che vi è arrivato non è quello che voi avete ordinato, che è quello che è successo nel mio caso. Allora, iniziamo col fatto che io ho acquistato su un sito un mobiletto porta PC. Posso dirvi che io ho fatto l'acquisto il 19 di luglio, il 21 luglio mi è stato spedito il pacco, mi è stato dato il codice di tracking e ad agosto mi accorgo che il sito non funziona più. All'inizio ho pensato che fosse magari il sito in manutenzione, anche se effettivamente quando un sito è in manutenzione esce la scritta. Dopo 3-4 giorni che vedo che mi esce sempre la stessa scritta, capisco che c'è qualcosa che non va. Questo sito mi sono venuti tantissimi dubbi e i miei dubbi erano tutti giusti, nel senso che entro su PayPal e ho detto non apro subito una contestazione perché comunque ci sono degli step obbligatori da seguire quando si devono fare comunque delle richieste di o per un reso o perché il prodotto non vi è arrivato o qualsiasi problema. Voi dovete poi arrivare magari a un rimborso, PayPal vi obbliga prima ad aprire una contestazione. Prima di fare quello ho detto provo a inviare una mail prendendola dal conto di PayPal dove io ho effettuato il pagamento e vedo cosa mi dice il venditore sul fatto che il pacco mi dovrebbe essere arrivato. E soprattutto sul fatto che il loro sito non va più, quindi io non ho modo di contattarli se non tramite PayPal. E fortunatamente, tra virgolette, come metodo di pagamento esclusivo di questo sito era PayPal. Provo a contattarlo, la mail torna indietro. Da lì, per forza, entro in chat con un operatore, quindi avvio una conversazione tramite il centro messaggi. Questa cosa la potete fare sia da applicazione, ovviamente, che dal sito se siete più comodi col PC o con il tablet. Io ho l'applicazione, la trovo molto comoda e quindi da lì trovo che sia un po' tutto più veloce. Parlo con l'operatore chattando, avete tre opzioni, potete telefonare, l'altra opzione è la mail. Entro in chat, raramente riuscite a parlare direttamente con l'operatore con la risposta immediata. Nella maggior parte dei casi voi esponete il problema, chiudete la pagina di PayPal, non, ovviamente non dovete chiudere la conversazione nel senso di chiusura vera e propria, basta che chiudiate la pagina, la conversazione rimane aperta. Quando poi la risposta vi viene data dal consulente, se avete l'applicazione, vi arriva la notifica più la mail, se no vi arriva la mail. E quindi parlo con un operatore, gli spiego il problema e lui mi dice di aprire una contestazione in modo che vado a parlare direttamente con il venditore. Il venditore in questo caso ha tempo 14 giorni per rispondermi, dopodiché io posso trasformarla in reclamo, quindi eventualmente appunto per la richiesta del rimborso. Nella prima fase io interagisco direttamente con il venditore, quindi lui mi risponde, mi dà un altro codice, io gli spiego che il sito non va e non mi ha mai dato spiegazioni e lì ne arriveremo poi a parlarne, cioè non è una truffa, questa era una truffa, ma ve ne spiegherò meglio nell'altro video. Mi risponde e mi dà un altro codice. Questo codice è tracciabile perché è un codice internazionale, quindi mi traccia il pacco da dove è partito. E da lì scopro che è partito dalla Cina e non dall'America, come il sito fa Scopro che in credere. realtà era un venditore cinese e il mio pacco è partito da Feiyi in Cina. Il pacco è uscito, è arrivato alla dogana cinese, è stato smistato ed era in transito. Gli unici aggiornamenti che io ricevevo era che era in transito, ma effettivamente non era neanche ancora arrivato in Italia.
Eravamo vicino allo scadere della contestazione, mancavano 2 giorni perché comunque PayPal manda una mail per ricordare che la contestazione si chiude tal giorno, circa 3 giorni prima, in modo che se per caso vi siete dimenticati le tempistiche, voi sapete che dovete o trasformarla in reclamo o si chiude ed è finito lì. Quindi mi arriva questa mail, quindi provo a rientrare in chat con un operatore, gli dico che il venditore mi ha detto così, di fatto il pacco io avrei già dovuto averlo ricevuto, il pacco a me non è neanche arrivato, non è neanche arrivato in Italia, quindi non posso dire è fermo in dogana in Italia, no, perché non c'era neanche arrivato. E quindi la consulente mi dice, guarda, è meglio che lo trasformi in reclamo e in questo caso il reclamo è stato assegnato da loro. Per pacco non ricevuto. Da lì, entro 10 giorni, si dovevano decidere le sorti se a me veniva meno il rimborso. Io ho dovuto ovviamente fornire tutte le documentazioni che avevo e ho mandato la mail, quindi tenete sempre comunque le mail dei prodotti che comprate, in modo che comunque dimostrate cosa avete anche comprato, soprattutto se ci sono disegni, nel caso appunto che poi non vi arrivi un pacco o vi arriva con dentro dei prodotti che non sono quelli che voi avete acquistato, perlomeno avete la prova che voi avete ordinato il prodotto giusto e potete dimostrare che quello che vi è arrivato non è conforme. Quindi apriamo il reclamo. Nel frattempo, a distanza di qualche giorno, il pacco appare in Italia, mi appare con transito nell'hub di Bologna. Dopo 2 giorni mi arriva a casa. Io ero al lavoro, mio marito mi manda una foto e praticamente invece di arrivarmi un tavolino, mi è arrivato un portacellulare da tavolo. Casa, Quindi riordinato. entro nel centro messaggi perché i reclami voi non li potete più toccare, li può gestire solo PayPal modificandoli, ma personalmente voi non potete mettere nessuna nota. Quindi riapro un'altra chat, quindi ne aggiungo una nuova, parlo con l'operatrice, da lì trasformano in reclamo da prodotto non pervenuto a prodotto non conforme. Lì ovviamente il venditore aveva sempre lo stesso tempo, è stato solo cambiato il nome del reclamo per arrivare a una soluzione. Dopo una settimana circa riesco ad avere l'indirizzo perché il venditore mi obbligava a rispedire indietro il pacco. Quindi, oltre al fatto che questo venditore non mi ha spedito quello che io avevo ordinato e non è un caso, il sito è stato chiuso e il sito è già stato riaperto, il sito è identico. E dopo ho avuto modo anche di trovare tantissime messaggi nella community di PayPal inerenti a questo venditore specifico, quindi è proprio un modus operandi, ma ne riparleremo meglio. Mi arriva questo messaggio alle 2:44 del mattino di lunedì 21 settembre, in cui il venditore mi ripropone come risoluzione di rispedirgli la merce che a me è arrivata. Quando la merce arriva, lui mi emetteva il rimborso. Mi arriva un indirizzo tradotto, un indirizzo cinese, ma questo indirizzo scritto in quel modo era un indirizzo ingestibile, cioè io ho dovuto proprio andarmi a ricercare come era suddiviso l'indirizzo partendo dal codice d'avviamento postale che in Cina sono 6 cifre, alla prefettura, alla provincia, cioè è stata una cosa delirante. Giusto per capire quanto costavano le spedizioni, ma il rimborso copre fino a 30 euro. Da lì inizio a vedere che le spedizioni costano oltre i 30 euro per un pacchetto perché non erano documenti. Io avevo fatto una scatola proprio più o meno un quadrato di 15x15. Quindi i documenti sono quelli che riuscivo a trovare anche a 22 euro. Per i pacchi, per quanto piccolo, per quanto pesasse solo 200 grammi, si parlava, nell'ipotesi migliore che ho trovato, con arrivo in 8 giorni, di 39 euro. Lì ho contattato PayPal perché veramente io sono dietro da un mese per questo pacco ed ero dietro da 10 giorni per il discorso che il pacco che mi è arrivato non era il mio ordine.
E anche esponendo tutte le varie problematiche, quindi il sito apparso un sito nuovo fatto nello stesso identico modo, con la stessa pubblicità, tutta una serie di cose. Niente, mi dicono che per avere il rimborso io devo rispedire il pacco, però ho parlato con una signorina, in quel caso ho deciso di chiamare per telefono perché si allungavano veramente tantissimo per rispondere alle chat, cioè io scrivevo la mattina, loro mi rispondevano il giorno dopo di pomeriggio, non era possibile trascinare per delle settimane una chat così. Ho parlato telefonicamente con un'operatrice che mi ha detto di rispedire pure il pacco, che lei metteva una nota e mi avrebbero rimborsato in un altro modo i 30 euro, li rimborsa un loro partner, quindi non sarà un'assicurazione, non lo so, gli altri me li rimborsavano loro fino a un massimo di 13 euro aveva stabilito. Quindi io prenoto il ritiro di questa spedizione, prenoto con un sito con cui mi sono trovata bene, Mondo Spedizione, e scelgo come corriere, viene DHL, anche se il nome del corriere che appare è diverso, ma comunque la spedizione è gestita da DHL. Il problema viene che il giorno dopo, quindi martedì 22, è venuto il corriere per ritirare il pacco. Sinceramente, a me, nella lettera che mi è stata inviata da PayPal nella mail, mi viene semplicemente detto di spedire a quell'indirizzo, di scrivere sulla scatola che la merce è un reso e non devo inserire nessun altro documento in quanto non è una vendita. Viene questo corriere che mi dice che lui assolutamente il pacco così non me lo può ritirare in quanto io devo dargli una serie di documenti, che adesso vi mostro, ma vi metto comunque meglio nel video. Quindi sono diversi documenti, ma questi sono da compilare. Ve li mostro anche perché sono degli esempi questi. Loro vi mettono sia l'esempio per capire come va compilato che i moduli esatti per la compilazione. Allora, voi dovete spedire all'interno la fattura della spedizione. In quel caso, che a meno che non avessi comprato tramite PayPal, rischiavo che il rimborso non mi venisse dato perché quasi tutti i venditori cinesi rifiutano i pacchi o per non rimborsare o per non pagare gli oneri doganali in caso di reso, perché mi avevano anche avvisato questo sito, per quello che vi dico che mi sono anche trovata bene. Però voi dovete allegare questa fattura come documento al corriere. Vabbè, in questo caso io gli dovevo dare il codice della spedizione che lui doveva scannerizzare, ma quello non andava inserito nel pacco. Dovevo allegare una fattura pro forma, anche se io non sono una venditrice, e dopo dovevo allegare anche, quindi inserire in una taschina sempre fuori dal pacco, una dichiarazione di libera esportazione dove io devo mettere il luogo, la data, il numero della fattura, la spedizione, il nome e cognome in qualità di una dichiarazione col timbro e firma, e quindi farli vedere al corriere, mentre che il corriere è lì, imbustare tutto e tutti questi fogli dovevo richiuderli. Contate che la scatola è 15x15, quindi io ho chiamato sia il sito al quale mi ero appoggiato, gli ho detto scusate, ma io la devo piegare, cioè anche non posso fare una piegatura normale in formato lettera perché il pacco è 15x15, cosa che io ho segnato quando ho fatto la richiesta di spedizione. Cioè, se io devo inserire in una taschina 15x15 questi documenti, io li devo ripiegare due volte. Lui mi ha detto sì, non c'è problema, allora in questo caso mostra tutti i documenti al corriere, col corriere lì
Lui verifica che sia tutto a posto perché sennò la responsabilità era sua perché il pacco veniva fermato in dogana in Italia. Quindi mi ha detto chiudete lì e dopo fai spedire. Inizio a compilare nell'esattezza sulla fattura vedendo appunto quella dimostrativa che mi hanno dato. Io devo inserire il telefono, la mail e la partita IVA. Io non ce le ho perché sulla ricevuta che io ho dell'acquisto non c'è. Sulla mail di PayPal del pagamento non vengono mai segnati questi dati. Ho detto chiamo di nuovo il Corriere, c'è cioè questo sito di Corriere, mi hanno sentito 3 volte ieri e li chiamo e appunto gli dico cosa devo fare. Gli dico io non gli ho questi dati. Lui mi dice sì, ma sono essenziali perché se no il pacco arriva là, non può essere consegnato. Ho detto sì, però non è un problema mio, nel senso, PayPal mi ha spedito una lettera in cui mi ha dato un indirizzo, mi ha detto solo di scrivere che la merce era un reso e E io ho basta. detto, va bene, Chiamo inizi. PayPal, sicuramente hanno queste cose, perché comunque se devono fatturare al venditore, questi dati li avranno. Chiamo PayPal, in questo caso scelgo sempre l'opzione. Io vi consiglio, se avete l'applicazione, chiamate dall'applicazione perché loro in questo modo sanno già che chi sta chiamando e quindi nel mio caso che ho un reclamo aperto, sanno già di cosa state parlando, quindi possono visualizzarlo. Parlo con questa operatrice, non vi dico come ero nera. E inizio a raccontare tutto, gli dico a me servono questi dati, se no io non posso spedirgli il pacco, cioè mi viene chiesto per il rimborso di spedirlo e praticamente gli dico che dati mi servono e l'operatrice mi dice ti ho emesso il rimborso, gli ho detto come mi hai emesso il rimborso, mi ha detto sì, in quanto tu mi stai chiedendo dei dati che sono obbligatori per la spedizione. Perché il vettore ti ha detto che non può ritirare il pacco se tu non gli consegni questi documenti. Per la legge sulla privacy, io non ti posso fornire partita IVA, numero di telefono e la mail del venditore. Mi hanno rimborsato in questo modo perché io andavo a chiedere dei dati che loro non mi potevano dare, quindi non ero io che non volevo spedire il pacco, ma era un problema che non poteva essere risolto, quindi in questo caso automaticamente mi è stato dato il rimborso. Vi ho fatto questo video appunto per farvi evitare di perdere tempo, quindi nel caso che vi capita di fare acquisti internazionali per i quali dovete compilare obbligatoriamente, io ve lo dico, anche se è un reso, dovete obbligatoriamente compilare una fattura pro forma. Anche se siete una persona fisica, dovete inserire il vostro codice fiscale al posto della partita IVA, Certo. una dichiarazione di libera esportazione, dovete allegare la fattura della spedizione, se no, e tutto questo metterlo sul collo che andate a spedire. E dovete stare attenti di avere tutti i dati, quindi voi dovete avere il nome della ditta o della persona alla quale spedite. Se per caso il pacco viene ricevuto da qualcun altro, è da segnare, dovete avere l'indirizzo, il codice d'avviamento postale, la nazione, il telefono, il fax, la mail e la partita IVA o il codice fiscale se è una persona fisica. Quindi, se voi avete comprato da un negozio, si parla di partita IVA. Se voi non avete questi dati, sappiate che il vostro pacco non arriva a destinazione. Quindi nel mio caso io comprando con PayPal, prima mi hanno obbligato a rispedire la merce perché purtroppo la politica di PayPal prevede questo, che loro parlano con il venditore, se il venditore richiede, perché sa che quasi nessuno fa questa storia, che la merce venga ridata indietro, voi siete obbligati a farlo se volete il vostro rimborso, se no lo perdete. Quasi nessuno lo fa, però in questo caso io nel momento in cui non potevo avere i dati, mi è stato emesso al momento. Questo serve per non farvi perdere tempo, perché se vi succede che vi arriva un articolo, perché se l'articolo non fosse mai arrivato, il rimborso lo avreste avuto direttamente, non vi arrivava. O ve lo dava il venditore o ve lo dava PayPal, scusate, ma viene sempre sbagliato dirlo, non badateci, ma ve lo davano. Il problema è se, come nel mio caso, vi arriva un prodotto non conforme. Quindi, se vi succede
Io intanto vi consiglio, se comprate a livello internazionale, di pagare sempre perlomeno con PayPal o comunque con servizi che vi danno queste tutele, in modo comunque da poter avere il rimborso nel caso che vi succeda di essere truffati. Cercate di avere tutti i dati, perché se non avete questi dati il pacco non arriva. E se, come nel mio caso, non vi vengono forniti PayPal per la legge sulla privacy non ve li può dare e sono obbligatori, avete rimborso diretto ed evitate di perdere 10 giorni come ho fatto io di chat, di mail, di telefonate. Sì, Vi succede questo. una cosa simile, prima di iniziare a prenotare la spedizione, fatevi dare tutti i dati. Spero che il video vi possa essere stato Intanto vi utile. Saluto, ciao a saluto. tutti e al prossimo video. E se siete curiosi di sapere esattamente cosa avevo ordinato, cosa mi è arrivato e le tempistiche, vi rimando al prossimo video.